La Fidelis Andria in trasferta, dove il Pescara non vince dallo scorso 11 dicembre, 1-2 a Monopoli. Squadra che vince non si cambia, non è solo un detto. Tra i biancazzurri, dopo la squalifica, torna a disposizione Brosco, ma non è scontato il suo rientro nel cuore della difesa. Colombo potrebbe infatti confermare l'11 che ha travolto il Potenza. In attacco Merola e Delle Monache a supporto di Vergani. In dubbio De Sogus per un risentimento al flessore. Dopo il trauma cervicale accusato nel match col Foggia, Mora non è ancora al meglio, al massimo l'ex spalla andrà in panchina. Dal canto suo l'Andria sta per ufficializzare l'ex Teramo appena svincolatosi dal Potenza, Pedro Costa Ferreira, 32enne centrocampista dalle spiccate attitudini offensive. Può agire sia da interno che da trequartista. Il tecnico Bruno Trocini, 2 punti in 4 partite, deve rinunciare al contributo dello squalificato Dalmazzi, ex Notaresco, e degli infortunati Ercolani e Pinelli, pugliesi ultimi in classifica con 18 punti di cui 15 conquistati in casa. Nelle ultime 11 gare soltanto 4 punti e appena 3 reti realizzate. Trocini, terzo allenatore dopo Cudini e Dudù di una stagione a dir poco travagliata, si affiderà al 3-5-2. Probabile formazione Polverino tre pali in difesa del Vino De Franco e il maltese Borg, sulle fasce Ciotti e Mikovski, in cabina di regia Arrigoni, mezzali Candellori e Paolini, in attacco Bolsius con uno tra Ventola e l'ex Pavone. La curiosità riguarda i due allenatori. 2 anni fa, stagione 2020-21, Trocini venne esonerato alla 31esima giornata dalla Virtus Francavilla, il sostituto proprio Alberto Colombo, che centrò la salvezza senza passare per i play-out.